Villa Erba cerca un partner industriale. Se l'ingresso di capitali privati, sulla cui necessità tutti sembrano concordare, è simbolo di rilancio, il controllo pubblico è però necessario per garantire che il polo espositivo di Cernobbio resti un bene della collettività. Una riflessione fondamentale questa, al punto che i soggetti pubblici precisano che Villa Erba non verrà svenduta e che la parte pubblica non verrà messa in un angolo. O si chiude o si trovano soluzioni alternative che non possono che passare dalla ricerca di investitori privati, commenta Ambrogio Taborelli, presidente della Camera di Commercio di Como, uno dei soci di Villa Erba. La proprietà rimarrà pubblica, noi dobbiamo lavorare sulla gestione. Lo statuto dovrà salvaguardare il controllo pubblico senza però limitare a priori partner privati fondamentali. Nella compagine societaria di Villa Erba, la cui situazione finanziaria è lentamente migliorata negli ultimi 3 anni, è presente anche la provincia di Como. La situazione odierna degli enti pubblici non permette di ipotizzare investimenti da parte nostra, dice il presidente Maria Rita Livio. Dobbiamo guardare a partnership in grado di immettere risorse. Da parte nostra non abbandoneremo assolutamente il ruolo di controllori. Non ci sarà alcuna svendita di Villa Erba, se questo è il timore di qualcuno, conclude Livio. Una partnership privata è molto utile, aggiunge Paolo Furgoni, sindaco di Cernobbio. Ci abbiamo provato in passato con Fiera Milano, anche se l'esperienza è durata poco. Adesso bisogna guardarsi intorno, tutelando la proprietà pubblica del bene.